Crei un nuovo impianto di ventilazione riscaldata e raffrescata. Indichi se l'impianto è alimentato da due generatori differenti o un unico generatore. Dai un nome all'impianto. Decidi se tenere conto o meno della percentuale di impiego impostata all'interno della centrale termica. Indichi un anno di installazione e un codice catasto. Aggiungi un generatore. Definisci il tipo di impianto. Per impianti di immissione e estrazione, specifichi la percentuale di aria estratta rispetto a quella immessa. Ed indichi la tipologia e l'efficienza del recuperatore. Decidi se impostare una temperatura di immissione dell'aria neutra o di personalizzare il parametro. Definisci se sono presenti sistemi di controllo dell'umidità. Imposti in che modo definire la temperatura di prelievo dell'aria. Aggiungi la potenza elettrica di eventuali ausiliari elettrici aggiuntivi. Scegli se utilizzare il metodo personalizzato o analitico per determinare il rendimento del canale di distribuzione. Indichi il tipo di funzionamento e la potenza degli ausiliari elettrici. Assegni almeno una zona di ventilazione, meccanica o naturale e meccanica, nelle zone servite. Modelli i canali che compongono l'impianto per il calcolo del rendimento di distribuzione attraverso il metodo analitico appendice A. Definisci parametri come tipo di tratto, ubicazione, lunghezza, trasmittanza lineica, potenza elettrica degli ausiliari. In presenza di un recuperatore indichi anche i parametri del canale di ripresa.